sì, in mezzo a una strada, perché verranno spiegato per attraversare da un marciapiede ad un altro, perché spesso le strade erano sporche, non c'era la... Perché? Perché? Cosa passava? Passavano i rifiuti dei... Perché ti vi farò vedere, avevano ciao, la lineatura sotterranea, che spingi, molto avanzata per quei tempi. Ora camminiamo un pochettino, c'è la panetteria. Panetteria? Prendiamo il pane, vai. Pasquale, che ora spiegherà dove i bambini andavano a scuola. Praticamente andavano a scuola in palestra, perché solamente in palestra la scuola è buona, cioè. Veniva il maestro, un altro McDonald's, uno ogni 3 minuti. Anna, ciao Francesca. Poi qua c'è Francesca. Andrea, saluta. Ciao Andrea, ciao Gaeta. Bella, gira. Guarda avanti, devo fare. Franci, bello. Francesca, prendo la bottiglina d'acqua. Ascoltate, tu aspetta un attimo, fai entrare tutti quanti. Allora, tutti quanti dentro. Non toccate. Andiamo a vedere, figli, andiamo a vedere invece. Ascoltate prima, poi dopo fate le foto. Andiamo a vedere, vai. Eccolano, ne troviamo una, con te ne hanno trovate 33. Sì? 33 panetterie. Questo secondo te le... Posso vedere un attimo? Questo mi sembra un forno. No, quell'altro è il forno. Questo è praticamente un forno dove si gettava il grano all'interno. Con una struttura di legno che si girava in mulino, chi lo girava? L'asino. Gli asini. E da qui, da questa, diciamo, fessura che vedete, raccoglievano la farina. Non riesco a vedere la foto di una, della farina carbonizzata. Voi avete visto? Ora fate vedere pure gli altri. Dai, voglio vedere. Scusa un attimo. Ci vuole un minuto per vederlo. Non che dobbiamo... Della metà del 700 anche i bambini dovevano scavare. Vedete, quelli che vedete sono i materiali vulcanici che loro praticamente hanno rimosso. Ora il pane, se fate bravi, vi faccio vedere dove lo cucinavano. Però dovete andare a forno, dietro quella rete lì c'è l'antico forno. Guardate sulla destra, c'è un grosso forno. Tutto piano, piano, allora, piano, avete contatto e spostatevi. Ma tu mi sei grande pure. È vero, è vero. Ah, eccolo. Però, a turno. E vabbè, non mi aiuto, ma c'è una cosa. Avete visto? Ma poi se mi sta dispiacendo. Ale, ciao Luigi! Ciao Simo! Andre! Guarda io come l'ho fatto. Maria Francesca! Ciao! Dove stai? Ci sentiamo dopo! Ci sentiamo dopo! Chiodo! Dove sta il chiodo? Piano piano! Mi devi dare la mano perché se no non ci troviamo. Ciao! Ciao Chiara! Chiara! Chiara, guarda! Ciao! Il mio slime! Ma mangiava solo pane acqua! Però gli antichi romani mangiavano solo il pane nero, oggi va tanto di moda, no? Il pane integrale.
loro lo chiamavano non ti preoccupare le bestie, cani, bestie. E che? Ma che è latino? Per i problemi. Sì, era i romani parlavano latino. Ora si guarda sulla vedete, c'è il segno delle ruote dei carri. Si può vedere? Sì, era una strada dove i carri potevano passare. Sarà che si dice che avessero anche il senso unico. Quindi rispettavano anche le regole. Ah! Ora noi. Solo che loro non avevano la patente. Ovviamente io parlo per il primo e per l'ultimo mentre cammino. Quando è il turno dell'ultimo? Quando la stanno giù. Guardate quello che ho spiegato. Qui vedete un'altra bottega. Che probabilmente... Ma è sempre quella di prima. È la bottega del vino. Dove se guardate in alzo... E poi guardate. Vedete? Questo è il forno e questo è... Dove mettevano le anfore con il vino. Gabriele sopra fa le foto. Ci sono anche delle scalette che andavano al piano superiore. Ma Gabriele ti ho ripreso, si vedevano le facce degli occhi. Dove si vendeva fallo, guarda, di anfore. E spesso dovete sapere che loro allora ragazzi, qui ci sta la gente che sta dietro. Oppure vivevano al piano superiore. Che registra. Se fate bravi, ci riusciamo, vedremo la bottega dove vivevano al piano superiore. Già da 7 minuti. Se no non riusciamo ad andare. Ora piano piano avanziamo, così anche gli altri vedono. Piano piano guardate, questa è una video. Mettili sul gruppo sti video, li metto pure io. Ma la metto pure io. No, no, io ho detto che Francesca dattilo. Guardate, via via. Filippo? Vieni piano piano, Filippo. La qui. Andrea, prova a uscire da uno schiavo. Marmo. Guarda quanto è piccola. Tristi. Fatevi più sotto. Occhi. Siamo lì per guardare. Triste. No, no. Scendi. Già, ma io ti ho uno schiaffo? Che ti ci vuole uno schiaffo? No. Perché questa è pietra lamica. Cavate il vestito. Questa è 66. 54 a me. Ha messo 62. Filare due. Ma teniamo 100 nel fermare. Dopo questo video. Anche Gabri. Questa mattina a 176. Questo. Qua stanno facendo la voce. Ciao, ciao, sì. Qui vedete questo bel sistema di drenaggio per le acque, soprattutto quando pioveva, le acque andavano a finire direttamente. Guardate com'è grande. Erano attrezzati. Lì c'era l'arco principale, uno degli ingressi della città. Ora vi farò vedere una parte della porta originale e una finestra originale. Quindi cioè praticamente no? Qua Arcolano è stata distrutta e l'hanno ricostruita, capito? Ciao! Davvero. Alla faccia. Qui c'è un portico, guardate.
dove vedete il legno nero è sempre il legno originale, guardate. E è lo stesso processo per i fossili. Sto facendo il video. Create fossili. Sì. Che è successo? No, sotto la pietra lavica, i legni, i cibi hanno avuto lo stesso processo dei fossili. Quindi si sono conservati qui una parte del portico, la porta. Quindi questa era la porta. Già erano attrezzati con le spine. Di porta a soffietto. E la finestra, ragazzi, una cosa unica. Quindi avevano delle finestre di legno. E non si può mettere il flash. Questa era una bottega, guardate dentro, non è scavato. Quindi sappiamo che è una bottega, ma non sappiamo che bottega è, perché la bottega sta sotto la casa di quella signora che abita lì. Quindi vediamo solo una parte. Sempre sul villaggio dove stanno le case. Questa strada era tutta pavimentata in marmo, era bellissima, usate la vostra immaginazione. Sì. Ma perché non c'è più? Perché si è rotto? Ma tutte queste case sono ricostruite, non è che sono i resti. Cioè alcune sono ricostruite, non sono tutte resti. Venere. Io? Venere che si asciuga i capelli. Che bella. E lì guardate questo piccolo pilastro, faceva parte del sistema dell'acquedotto. Perché chi furono a costruire l'acquedotto? I romani, molto lontano da qui. All'interno delle città come Pompei e Ercolano avevano questi. Dove andate? Sulla somma c'era praticamente una cisterna. Facevano la pressione dell'acqua per la fontana e per le terme dove tutti andavano a lavarsi, dove noi andiamo a vedere la sezione femminile.